ad Archie Energy, protagonista una fornace, il recupero di una fornace nel Piacentino. Andiamo a vederla. Fiorenzo, tra le mie passioni da non architetto nel progetto di architettura sicuramente il recupero, il restauro, il recupero architettonico, soprattutto poi se si tratta del recupero di qualcosa che produceva. In questo caso sono delle fornaci sull'olio, giusto? Sì, sono fornaci che hanno recuperato, che stiamo recuperando nel comune di Ponte dell'Olio, che è il simbolo anche del paese. Erano delle vecchie fornaci da calce, molto interessanti, di questo imprenditore che aveva realizzato intorno al 1900 questa realizzazione, che era diventato proprio il simbolo del paese. Quindi cos'è? Resta un museo? Un luogo? Si pensa nel recupero, sarà un recupero polifunzionale dove potrà essere utilizzato per esposizioni, mostre, arte contemporanea. Il tema è abbastanza complesso perché queste fornaci erano fornaci da pietra e è un elemento molto importante per il paese. E per il paesaggio mi viene. Paesaggio, sì, per il paesaggio, perché si staglia appunto e ha una vista proprio nel centro del paese e è importante come volume, quindi è diventato appunto, come ho detto prima, l'elemento importante che viene rappresentato anche nelle cartoline, nelle manifestazioni come elemento. E adesso si pensa a recuperarlo proprio perché anche nella memoria collettiva è un simbolo. Senti, in questo tipo di interventi l'impiantistica e l'aggiornamento energetico è sempre molto non facile, diciamo così. Bisogna rispettare ovviamente la preesistenza, ma bisogna anche applicare le nuove tecnologie. Brevemente, avete pensato qualcosa in particolare? Questo è un monumento vincolato dalla soprintendenza, quindi c'è il dialogo appunto con anche i funzionari per appunto ricercare la soluzione meno invasiva e che è più conservativa, ma nello stesso tempo che permetta un utilizzo adeguato. Si sta pensando varie soluzioni appunto che devono essere in questo caso la ripresa un po' degli elementi del Novecento, quindi è una struttura non troppo antica, anche se è diventata elemento importante proprio nella realizzazione, nella memoria anche della popolazione, perché lì ci sono ancora degli operai che hanno qualcuno ancora esistente, quindi la memoria è ancora viva e questo monumento nel tempo permetteva di lavorare a molte persone e quindi il paese si è sviluppato anche intorno a questo elemento.